Per chi suona la campana a Teramo, per il Benevento che, espugnando il comunale con il match winner di Nardo da Mugnano, per la prima volta dal ritorno in C1 può festeggiare la salvezza con una giornata d'anticipo. Ottavo posto in classifica, a quota 41 e da più 9 dalle quintultime, niente male. I teramani cancellano lo zero nella casella delle sconfitte interne, ma non i playoff, sia pur con un quarto posto ballerino, la Samb è a meno 2. L'attesa si consuma con i mini calciatori in esibizione ed il premio al capitano Arno per la gara numero 100 con la maglia biancorossa. Le sorprese: inizia Zecchini con il tridente, dentro Cavalli nel tentativo di pungere la difesa sannita, obiettivo fallito. Prosegue Di Costanzo, tornato all'antico, con in più la scelta di Cerchia al posto di Imbriani, più offensivo, a sostegno del centrocampo, obiettivo centrato. Vivace e colorata la curva teramana, settore degli ospiti desolante e con venti di protesta, esposti gli striscioni capovolti. Pronti via e Cerchia di testa serve Sergi, che in semigirata impegna Mancinelli. Terzo minuto, Daniello dalla bandierina ed il corazziere di testa sul fondo. Al quarto, lancio profondo di Biso per Cavalli, non inquadra la porta. Al quindicesimo, punizione di Pittilino, Mancinelli accecato dal sole respinge come può, Di Nardo per Sergi che conclude, sulla traiettoria Carrozzieri tocca in angolo, si infortuna Molinari, entra vincenti un 79 dal Chievo. Minuto 35, il nazionale universitario Carmine Cerchia conquista palla di forza, effettua un bel traversone ed il bonsai di Nardo in corna, sigillando il suo decimo successo personale, il quarto di testa, lui che non è un granatiere, il sesto consecutivo in 5 gare, finalmente decisivo. Seconda parte, Luciano Zecchini cambia modulo, entra il marocchino Bodumà, fuori Vitali e difesa a 3. Nuova intuizione, esce Cavalli, anonimo, dentro Stefano De Angelis. Migliora il possesso, Teramo mai incisivo, sino al minuto 31, quando un tiro di Marchetti su finta di Carrozzieri crea apprensione a Lotti che si salva con i piedi. Al 34esimo l'unico sospiro dei Diavoli Rossi, traversone di Marchetti, stacco di Motta sul palo lungo, la sfera timbra la traversa. Minuto 36. Per il direttore di gara Marchetti simula, espulso per somma di ammonizioni. Teramo in 10. Minuto 43, conclude Pepe, Lotti non si scompone. Minuto 45, colpito l'assistente numero 1 sotto la tribuna per aver segnalato un fuorigioco inesistente. Al secondo minuto di recupero Cutolo subentrato a Di Nardo su un traversone di Vanacore in sforbiciata impegna in due tempi Mancinelli. Finisce con gli abruzzesi incavolati a chiedersi il perché di una simile prestazione e con i sanniti a gioire. Si abbracciano tutti, occhi lucidi e l'emozione è forte. È salvezza anticipata. Il Benevento è apparso trasformato rispetto alle due ultime deludenti prestazioni. Dirigente tatticamente, attento, pronto a ripartire, più presente in campo. Sconfortante il Teramo. Due note stonate. La prima riguarda la sparuta presenza di tifosi sanniti che si sono sobbarcati 600 km per continuare la protesta con gli striscioni alla rovescia, in silenzio, senza incitare, senza esultare e senza applaudire la salvezza. A fine gara Sergi è stato invocato dai supporters o presunti tali, pensava che volessero festeggiarlo, ha ricevuto invece fischi ed offese. Assurdo. Pura autocastrazione ed ingratitudine. La seconda, la gazzarra negli spogliatoi con addetti ai lavori inviperiti contro il Benevento, reo di aver giocato meglio e vinto la partita, accuse a volontà. Ma il Teramo è o non è nei playoff? Inspiegabile il caos. Perché con un punto non era che salvi lo stesso? Se parli di salvare. Primo campionato in C1 per Di Costanzo sulla panchina, grande successo perché per la prima volta dopo 3 anni il Benevento si salva con una giornata d'anticipo. Le tue emozioni? Beh, è stata una gratificazione enorme perché tutti i giocatori e noi stessi nelle ultime 2 settimane abbiamo vissuto comunque dopo un buon campionato tutto sommato complessivamente in cui abbiamo avuto continuità.
abbiamo vissuto un momento delicato, faticoso, che e c'era apprensione, c'era preoccupazione, invece è uscito fuori l'orgoglio di tutti questi ragazzi, e contro comunque un grande Teramo, al di là della prestazione di oggi, siamo riusciti a trovare questa salvezza anticipata, veramente siamo contenti. Salvarsi con una giornata di anticipo le ha provocato delle grandi emozioni, lei che è un passionale. Ma diciamo di sì, ma comunque eravamo fiduciosi, perché dopo due sconfitte forse anche immeritate, soprattutto quelle di domenica scorsa, quindi siamo venuti qui per giocarci la partita e per cercare di raggiungere questo punticino che ci dava la salvezza matematica in anticipo, indipendentemente dagli altri risultati e degli altri campi. Quindi ci siamo riusciti, poi è venuto fuori la vittoria, tanto guadagnato. Sono ampiamente soddisfatto e contento, perché diciamo che è un'occasione un po' diversa dagli altri anni, perché gli altri anni ce la siamo messo brutto, no? Abbiamo guadagnato la salvezza nell'ultima partita di campionato, o addirittura come l'anno scorso siamo andati ai play-out. Quindi quest'anno è una grande soddisfazione, soprattutto perché, come voi ben sapete, sono rimasto solo al comando, al timone di questa squadra, e quindi sono veramente soddisfatto. Forse non riesco ancora in questo momento a capire l'importanza e la soddisfazione, forse con qualche giorno dopo riuscirò meglio a gioire, a gustarmi questo trionfo tra virgolette. Il bonsai di Mugnano, 10 gol in questa stagione, ma ancora non è finita. Tuo record personale, un bel campionato per Di Nardo. Sicuramente, un pochettino l'obiettivo stagionale, quello magari di fare questi 10-11 gol, adesso sto a 10, manca ancora una partita, vediamo fino a dove posso arrivare. Sono contentissimo per questo anno, non mi era mai capitato e niente, me lo godo. Di Nardo segna anche di testa adesso? Sto segnando spesso ultimamente, ha fatto 4 gol, spero che continui, perché le mie caratteristiche sicuramente non sono quelle di fare gol di testa, però vengono anche quelli e ce li prendiamo.